Bentrovati amici ascoltatori di Radio News 24, io sono Stefania Bruschi per On Air, grazie per essere qui insieme a me anche oggi ad ascoltare una nuova storia. Amici, oggi andiamo in Campania, siamo in provincia di Salerno e andiamo a parlare di artigianato, di accessori per i presepi fatti a mano, una cosa meravigliosa, non voglio raccontarvi troppo, però quindi diamo subito il benvenuto al nostro ospite, nonché artista di oggi, Mimmo Iorio. Ciao Mimmo, come stai? Buongiorno, ciao a tutti. Bene, Allora, bene. grazie per essere qui con noi e dedicarci un pochino del tuo tempo. Mimmo, io vedo davanti a te colori, tavolozze, pennelli, oggetti, una seggiolina di legno, cioè una cosa meravigliosa che tra l'altro tutti i nostri amici ascoltatori potranno rivedere quando troveranno la pubblicazione della nostra intervista sulle tue pagine social. Facebook Cemidi, la pagina Instagram è Cemidi Art. Qui potranno, ecco, vedere con gli occhi quello che io intanto adesso iniziavo a raccontare, vedere tante altre immagini che hai pubblicato, mettersi direttamente in contatto con te e appunto, insomma, utilizzare questi canali anche per rimanere sintonizzati con tutte le tue opere, no? Certo, sì. Voglio precisare che c'è anche un sito internet che è Sì? appunto www.presepicemidi.it, dove ci sono, ecco, tutte le nostre realizzazioni e anche le varie esposizioni che sono state fatte. Quindi possono ritrovare tutto quello che vedono sui social nella pagina sul sito web. Ok, benissimo, perfetto. Allora, tramite tutti questi canali abbiamo modo di osservare, metterci in contatto con Mimmo, hashtag un presepe davvero speciale. Questo è l'hashtag che ti regalo io, che potrai usare quando andrai a pubblicare sui social la nostra intervista con la nostra chiacchierata. Intanto Mimmo, adesso portaci all'interno del tuo mondo e raccontaci un po', delle tue creazioni. Vai. Ok, allora diciamo che questa attività nasce per passione. Sin da piccolo ero attratto da queste piccole lavorazioni artigianali e poi piano piano col tempo ho cercato di coltivare questo hobby fino a che poi adesso diciamo che abbiamo un po' perfezionato il tutto e cerchiamo di realizzare qualcosa di interessante in puro stile del presepe napoletano del Settecento. Quindi, ecco, cerchiamo di realizzare tutta questa piccola oggettistica, anche scenografie complete, fatte, ecco, secondo le tecniche artigianali dell'epoca. E quindi cerchiamo di riprodurre fedelmente quello che si può vedere, ecco, in varie mostre, quindi quello che è il presepe napoletano del Settecento. Quindi cerchiamo, ecco, come ho detto prima, recuperiamo, le realizziamo con materiali di recupero, quindi anche cerchiamo di trovare veramente soprattutto l'oggettistica in legno, cerchiamo di trovare, ecco, dei pezzettini di legno che siano veramente molto antichi oppure che siano tarlati, per fare un esempio, per dare proprio quell'immagine che sembra essere quanto più vicina alla realtà, sostanzialmente. Certo, assolutamente. Senti, poi cosa fate? Cioè, tu li prendi a livello proprio pratico, no, Mimmo? Cioè, tu recuperi tutto questo materiale quanto più autentico e che rispecchi l'epoca possibile, no? Poi cosa fai? Cioè, proprio lo assembli tu a mano, costruisci l'oggetto e lo decori e dipingi tu a mano? Sì, diciamo, allora, dopo l'approvvigionamento del materiale, quindi dell'elemento principale, poi si fa un piccolo disegnino di quello che si vuole realizzare, quindi uno schizzetto, dopodiché poi si va a realizzarlo a seconda diciamo, delle dimensioni che servono nella rappresentazione. Precisamente, se io ho
un pastore da 25 centimetri, devo realizzare quell'oggetto in proporzione. Quindi ci sono Certo. le giuste scale, cioè, che ci permettono poi di realizzare l'oggetto, altrimenti anche visivamente al primo impatto trovare un Si pastore da stona. 25, esatto, stona tantissimo. Quindi il Certo. segreto è il successo della È riuscita la di questo gesto è la proporzione. proporzione, è l'aspetto principale, veramente. Quindi tutto deve essere proporzionato in funzione del soggetto principale che è il pastore, sostanzialmente. Quindi Ok. sì, comunque cioè, realizzo tutto, taglio, invecchio, cioè, quindi tutta la realizzazione viene fatta dalla A alla Z, quindi dall'approvvigionamento del materiale diciamo, Benissimo. alla finitura finale. Quindi ricordiamo hashtag un presepe davvero speciale al via le condivisioni di questo video della nostra chiacchierata che presto troverete sulla pagina Instagram Cemidi Art oppure Cemidi solamente la pagina di Facebook. Qui troverete prestissimo la possibilità di condividere la nostra chiacchierata, il nostro video. Mi raccomando, portiamo l'arte di Mimo veramente a conoscenza di tante persone. Iniziamo a prepararci per il prossimo Natale 2021 con delle statuine, degli oggetti. Dei particolari veramente, veramente meravigliosi. Grazie Mimo per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, arrivederci. A presto. E voi amici ascoltatori, rimanete con me qui, Radio News 24 Nerio. Torno tra pochissimo con una nuova storia da raccontarvi.